I live 3 years in Ukraine with this girl for make this film. Ho vissuto 3 anni in Ucraina per con queste ragazze per fare questo film. And at the beginning I am very afraid because I don't know Ukraine, I don't know this girl, and many people think it's a girl don't like men. I am very afraid. All'inizio avevo molta paura, non ero mai stato in Ucraina e non conoscevo queste ragazze e il loro mondo, e molti mi dicevano che queste ragazze non amavano gli uomini, cioè non tenevano gli uomini da parte, quindi ero un po' impaurito, timoroso. But after it's okay because I am not a journalist. I want to make a film, not a documentary for the television. Sì, ma poi è andata bene perché loro stessi si sono reso conto che io non ero un giornalista televisivo per fare un reportage televisivo, ma volevo fare un film su di loro, quindi mi hanno visto e accolto diversamente. Yes, because a lot of journalists film our action, and it's only for the boobs, and she don't explain why she makes this, and the private life, or I don't know, and I am very interesting for this. Solitamente infatti il giornalismo spicciolo è interessato magari alle loro tette, alle azioni dove si mostra il seno, ma non hanno mai raccontato la loro vita privata. E invece io volevo raccontare quello, guardarle da di dentro come persone. And now with this girl I am a good friend of her, and they love this film because a lot of film speak about her but not like this film. E invece adesso vado molto d'accordo con loro, anzi mi vogliono molto bene perché sono stato il primo a raccontarle diversamente. Ci sono stati altri film, apro una parentesi, tra l'altro uno era stato anche a Venezia proprio poco prima, che sui quali loro hanno avuto molto da dire, sono state molto critiche. Invece sul mio film, che ha avuto diciamo le attraversate nelle loro vite in maniera personale e più intima, loro sono contente e lo presentano volentieri insieme a me. Voilà, ben, bonne projection, et puis j'espère que vous allez quand même comprendre les sous-titres anglais. Spero che riusciate a comprendere il più possibile i sottotitoli inglesi, buona proiezione. Noi d'altra parte abbiamo provato ad avere anche quello in italiano, ma è stato un percorso abbastanza complesso e come sempre non si riesce fino in fondo ad ottenere quello che si vuole, però siamo contenti di portare un film a Napoli che in realtà è una vera e propria anteprima nazionale, perché è stato visto soltanto allo scorso Festival dei Popoli di Firenze, quindi siete l'unico pubblico in sala che lo vedrà. Ci auguriamo che poi ci saranno altre proiezioni, però potremo dire di aver regalato a voi, a noi, questa proiezione stasera. Quindi buona visione e ci vediamo dopo per le domande. Grazie. Alain lo prometto, era un po' preoccupato perché dice io parlo poco inglese, parlo francese, pubblico italiano, però noi su questo... Leonardo Di Costanzo per la speciale occasione farà anche da traduttore, un applauso speciale Leonardo. Grazie. Ah, perché lui parla bene benissimo francese, quindi... C'è qualcuno che rompe il ghiaccio? Alors juste une chose, c'est que j'espère que vous avez compris un petit peu mieux ce qu'étaient ces filles, parce que le problème maintenant, ben, il y a les femmes en France, les femmes en Allemagne, les femmes au Canada, les femmes en Espagne, donc là peut-être que... Pour moi je suis content, parce que ça va être un film historique, parce que maintenant en Ukraine c'est la guerre, donc c'est plus ça. Spero che attraverso il film si è capito un po' che cosa sono queste ragazze, le femmine, perché adesso ci sta femmine Svizzera, femmine France, Spagna. Spagna. Et c'est vrai que ce film il va être historique parce qu'elles ne peuvent plus exister en Ukraine maintenant à cause de la guerre. Et quindi questo sarà un film storico perché questo adesso il femmine non esiste più in Ucraina perché non esisteranno più, e quindi questo sarà un film storico. Et je pense que par exemple la mère de Oksana était toute contente
qu'elle soit expulsée en France, parce que si elle avait fait la révolution, elle serait morte. Et la madre de Rosana era molto contenta che lei era fosse andata in Spagna, in Francia, perché se fosse rimasta in Ucraina durante la, avrebbe fatto la rivoluzione e quindi sarebbe morta. Voilà, à part ça, il y avait juste mon père qui était triste parce que quand il a vu le film, il m'a dit: mais pourquoi tu fais sur une brune? Elles sont blondes, les femmes. Et c'est son père qui lui a dit: ma comment, que tu fais un film sur une brune? Les femmes ne sont pas blondes.